è finito con la vittoria di Franco Mercorio di Mattia Esposito alla prima edizione del torneo regionale di tennis che si è svolto sui campi in Terra Rossa di Alife. I due hanno battuto rispettivamente Diego Esposito 7-5-6-2 per la quarta categoria e Filippo Zocco 6-3-6-2 per la terza. Un torneo ben organizzato che si è svolto alla presenza del presidente del comitato regionale FIT della Campania, Giovanni Improta, che abbiamo sentito a margine dell'incontro, e subito dopo il presidente del Tennis Club New Age di Alife, Gioacchino Coppola. Allora, presidente, qual è lo stato di salute del tennis a livello regionale? Beh, il stato è abbastanza buono, stiamo avendo degli ottimi risultati, soprattutto a livello giovanile. La conferma della Federica Sacco nel titolo italiano Under 16, la Mattia Salvatore che ha fatto la finale Under 12, il torneo di doppio con Sorbino, quindi il tennis è in salute, abbiamo tanti altri ragazzi che crescono e che portano in alto il sistema tennistico regionale. Gli iscritti sono in aumento, ci risulta, è vero? Assolutamente sì, sono in aumento sia gli iscritti ma anche il numero di circoli sta crescendo. Il movimento è in grosso fermento e questo ci fa piacere. Ecco, la sua venuta qui nel Matese a Piedimonte per un torneo credo sia uno dei più importanti che è stato organizzato. Vuol dire qualcosa in particolare la sua presenza? No, ma io giro un po' dappertutto. In questo momento sto venendo da Campobasso, sono andato a vedere le finali a squadre Under 16 nazionali e per l'assegnazione del titolo a squadra nazionale. Io giro molto, cerco di stare molto vicino ai circoli e proprio perché penso che sia importante confrontarsi e il dialogo continuo non può che aiutarci a migliorare, quindi sono molto presente. Ecco, secondo lei il tennis di oggi rispetto a quello di ieri è migliorato tantissimo? Questa è una domanda difficile. Io penso che oggi abbiamo un sistema federale unico, un sistema tecnico con criteri di allenamento unici a livello nazionale e quindi questo ci consente di avere in tutto lo stivale un sistema di allenamento uguale per tutti i ragazzi e una cosa importante consente ai tecnici dei ragazzini di stare vicino anche nella formazione federale. Questo è importante, una sinergia tra tecnici e programma federale e i tecnici dei ragazzi consente sicuramente di avere un connubio importante per la crescita di questi ragazzini. Allora, presidente, questo è il primo torneo regionale, da quello che abbiamo capito ha avuto già un grosso riscontro, quindi pensate di ripetere eventualmente l'esperienza il prossimo anno? Sicuramente, il prossimo anno cercheremo di implementarlo, cercando di salire di livello, vorremmo l'anno prossimo fare un torneo open dove possono intervenire nel torneo anche i giocatori di seconda categoria, quindi alzare il livello di gioco a un livello semiprofessionistico. Da dove arrivano gli atleti che si sono battuti su questo terreno da ieri ed oggi? Tutta la settimana, da lunedì fino ad oggi, alla finale, vengono da tutta la Campania. In finale ci sono Zocco che viene da Grottaminarda, Esposito che viene da Napoli, ma sono venuti da Caserta, da Salerno, da Avellino, quindi un po' da tutta la regione, essendo un torneo aperto alla regione, tutta la regione Campania, sono venuti un po' da tutta la regione. Nessun matesino in finale? Purtroppo no, a livello di quarta categoria, perché il torneo prevedeva delle fasi finali di quarta categoria, abbiamo avuto in finale nelle semifinali tre del circolo e in finale uno di Telese, il Mercorio di Telese, che poi ha vinto il torneo, la fase di quarta l'ha vinta lui, su uno del circolo nostro.